50 anni di festa della montagna, un'occasione di ritrovo per gli alpagoti, un'opportunità per onorare una volta di più il corpo degli alpini. Sono state infatti le instancabili penne nere ad organizzare presso Malga Mezzo Miglio a Farra d'Alpago il consueto ritrovo che da anni si celebra a 1200 metri di altitudine. Dopo l'alza bandiera e i discorsi ufficiali, la messa presieduta da Don Lorenzo Sperti alla chiesetta di Sant'Anna. Molto sentita, naturalmente, la lettura della preghiera dell'alpino. Rendi forte le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, madre di Dio, candida più della neve, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Le manifestazioni estive dei gruppi alpini dell'Alpago sono un biglietto da visita delle nostre realtà, della nostra validità, del nostro territorio e dei nostri posti. Quindi anche questa a Mezzo Miglio è sicuramente fra le preferite, è sicuramente uno specchio che fa vedere le bellezze naturali che ci sono nel nostro territorio. Gli alpini feste come queste le fanno per rendere onore ai santi, alla Madonnina per esempio, come in questo caso, una figura sempre presente nelle menti degli alpini. L'hanno invocata durante le guerre per le loro famiglie e tutti quanti. Ed estate tutti quanti abbiamo un tariol, un capitello o un qualche cosa per rendere onore appunto a questi santi. Un evento che, come precisa il parroco Don Lorenzo, coinvolge tutta la conca e diventa quindi un momento di condivisione e incontro immersi nella natura. Non è solo legata ad un paese questa festa, come anche le altre feste promosse dagli alpini, ma diventa una apertura e un richiamo anche per paesi vicini, per gente che vuole vivere una domenica diversa, più a contatto con la natura.